Ciao ragazze, benvenute al nuovo Scopriamo le creazioni in resina. Allora, ne ho fatte un po' ancora non, cioè alcune non sono ancora asciutte e quindi le vedremo in un altro Scopriamo le creazioni. Intanto andiamo a vedere tutte queste che si sono asciugate. Vi faccio vedere, sono un po', insomma. Allora, cominciamo da questo diamantino. Qui ho usato la tecnica del Petri Dish, ho già fatto la mia colata con la resina trasparente per comunque, e comunque poi andrò a lavorare di nuovo con la resina UV, e quindi iniziamo il nostro scopriamo da questo diamantino. Allora, perfetto, sono belli, ma ogni volta per tirarli fuori è una battaglia. Come una battaglia tirar fuori queste sfere. Perfetto, quindi direi un attimino. Eccolo qua, ci sono riuscita. Mi sono uccisa. Aia, qua sotto. Sì, poi tanto dovrò andare a fare anche le unghie perché insomma, no, la punta non è venuta. E c'è un accenno di Petri Dish. Oh, il caffè, ragazze. Ne volete un goccino? Con piacere ve lo offro. Allora, eccoci qua. Andrò poi a limare qui. E siccome creerò una coppetta con la tecnica wire, dopo praticamente andrò a mettere un pochino di resina UV e attaccare la mia coppetta in wire. Comunque, bellino. Vediamo un po', ci sono bolle, no, bolle, buchi. No, bolle non mi pare che ci siano. Perfetto. Allora, andiamo avanti con lo scopriamo. Allora, questo qui l'abbiamo visto e lo sposto. Andiamo a vedere questo. Questo qui è una base cameo. Vediamo che sia venuta decente. Ci sono parecchie bollicine, vabbè, quello è il minimo perché si riprendono con sempre la resina UV. Va bene, dai, mi piaciucchia, interessante. Qui poi si può andare ad inserire una foto, insomma, qualsiasi cosa per creare anche un portachiavi personalizzato. Va bene, perfetto. Andrò a rifilare qui perché ci sono degli eccessi di resina e andrò comunque a cercare di eliminare queste brutte. Aspettate, magari sono semplicemente delle palline che si formano. No, sono proprio bollicine. Vabbè, fa niente. Ok, perfetto. Adesso andiamo a vedere la margherita. L'ho fatta bianca e questa volta, la prossima volta la farò nera, poi la farò gialla, poi rossa. Insomma, devo farci delle collane e quindi li farò in tutti i colori. Ho sentito un crack, cos'era? Speriamo niente di che. Ah no, si è staccato. Ah, non si è asciugata, cacchio. Come mai? Pigmento. No. Vabbè, la farò asciugare. Vedete questo petalo? Guardate, questo petalo non si è asciugato. Vediamo un po' se si... Comunque se la farò asciugare e poi ci colerò di nuovo sopra. Peccato. E se no lo rifaccio. Perfetto. Fail, mezzo fail. Perfetto. Adesso andiamo a scoprire questa luna fatta sempre con la tecnica del Petri Dish. E poi, come sapete, io il retro del Petri, delle creazioni fatte in Petri, lo rifinisco sempre con un'altra resina trasparente. Quindi andiamo a vedere se si è asciugato qualcosa prima di tutto.
e come è venuta. Oh. È un po' troppo, sta un po' schifo. Vabbè, non fa niente, anche qui farò un doming. Comunque la luna è venuta, cioè è bellissima. Scusate, adesso vi faccio vedere. Ho usato solamente il Rainforest e il Baia Blu e poi il bianco, e la creazione mi piace tantissimo. Comunque, come vedete, il cabochon che era schifoso e quindi infatti è abbastanza, come si dice, non è liscia la superficie. Comunque vabbè, andrò a farci un doming e quindi lo porterò, ecco, si vede, guardate, lo porterò lucido, perfetto. Darò una piccola scartavetrata limata e poi dopo gli farò il doming con la resina, perfetto. Comunque il petri è venuto bello, mi piace tantissimo, peccato che non è lucida per coglierne la bellezza di questo effetto, però vabbè, per cogliere la bellezza di questo effetto, sì, ok, perfetto. Allora, andiamo a tirar fuori la fogliolina, questo è lo stampo di Gea Creations, eccola qui. Ci sono degli eccessi che andrò a rimuovere, però l'ho fatta uguale all'altra foglia, con lo stesso pigmento, eccolo qui, proprio perché devo andarci a realizzare degli orecchini. Bello, toglierò anche qui il, come si dice, l'attaccatura della foglia, ecco, toglierò tutto perché anche l'altra non ce l'ha, do una bella limata. E poi dopo non so se passare su altra resina oppure lasciarlo così. Comunque perfetto, il pigmento è sempre quello bello che ho preso su eBay, e quindi soddisfatta, perfetto. Ora andiamo a scoprire una semplice streghetta nera. Stavolta avevo un bel po' di resina di scarto nera e l'ho versata nella streghetta, quindi è semplicemente nera, ok. Ma che carina, anche qui ci sono degli eccessi che andrò a togliere, poi casomai a limare, però la streghetta è venuta, eccola qua, bella lucida, perfetto. Poi cosa andiamo a scoprire? Ah, un esperimento, siccome ho provato a fare una creazione, aspettate, solo che l'avevo fatta a metà, ho dovuto finire di riempirla. Ok, anche qui andrò a limare gli eccessi. Ecco qua, ho fatto questo portachiavi, quindi ci sono, sì, c'è da limare un pochino, però almeno l'ho fatta leggermente più spessa. Ok, soddisfatta, e soddisfatta anche di questo scotch. Questo l'ho preso su Ali e l'ho pagato un rotolino, un euro e qualcosa, mi pare un euro e 74, non so, comunque era in offerta, l'ho preso. Perfetto, ora andiamo avanti con le sfere. Allora, anche qui ho realizzato, ho usato la tecnica del petri dish in una, e qui con pigmento fosforescente, quindi devo semplicemente andare a liberare, ecco qui, perfetto. Questa è quella con il pigmento fosforescente,
poi dopo finirò di riempirla e anche qui andrò a mettere una coppettina realizzata in wire. Perfetta. Ora andiamo a vedere questa, che è una cosa tostissima. Forse ci stiamo riuscendo. Scusate, ma aia, cassarola. Sto litigando con la sfera, sta per uscire, sta per partorire. Sto per scusa. Vabbè, stoppo un attimo, tiro fuori. Eccoci qua, ci sono riuscita. Quindi questo è l'effetto del Petri. Diciamo che dovrei prendere qualche altro colore inchiostro, tipo il magenta, tipo un arancio. Bello. Sì, dai, non è male. Questa è diventata un pochino più piena come sfera e anche qui andrò a lavorarla poi con la tecnica wire. Quindi perfetto, soddisfatta anche di questa. Ora andiamo a vedere il cuoricino. Allora andiamo a tirar fuori la prima parte, la prima metà. Oh, bellissimo. E lo fa, oddio, scusate. Allora, ho utilizzato qua i pigmenti della Resin Pro. Questi sono, oddio mio, quelli perlati. Non mi ricordo come si chiamano. Scusate, ho spento un attimino che c'è troppo rumore. Quindi questa metà è sul rosa e questi sono i glitter, sono i Galaxy, sempre della Resin Pro. E questa è l'altra metà che ho realizzato sui toni del violetto, del lilla. Vediamo un po' com'è venuto. Ah, bellissimo! La prima volta che lo faccio non mi posso lamentare. Cioè, poi non si aggancia, fa niente. Carinissimo. Dietro, come vedete, ho fatto la colata bianca e mi piace tantissimissimo. Perfetto, quindi soddisfatta anche di questo. Ora guardiamo il fiore di ciliegio, fiore di sakura. Allora, non l'ho fatto rosa, ma questa volta ho voluto farlo così. Oh, eccolo qua, bellissimo. Mi piace veramente tanto. È venuto veramente bello, mi piace tantissimo. Quindi soddisfatta. Allora, scusate. Andiamo avanti con la coda di sirena. Coda di sirena e vediamo un po' com'è venuta. Anche qui ho usato i pigmenti della Resin Pro e anche questi sono della Resin Pro. Oh, allora sì, ci sono dei piccoli eccessi. Adesso io la togliere, ve la faccio vedere. Aspettate. Ok, questa è la coda di sirena che ho realizzato con pigmento quello. Adesso non mi ricordo come si chiamano, però vi metterò nell'info box come si chiamano i pigmenti. Scusate sempre per la tosse, ma non è mia, è mio marito che si sta. Ok, eccola qua. Bellissima, è venuta veramente bella. Mi piace da impazzire. Perfetto. Ok, adesso andiamo avanti con questo è lo stampo che mi ha inviato la BB Craft per la nostra, mi sembra, prima o seconda collaborazione, non mi ricordo. Allora, andiamo a scoprire. Oh, che belli questi cuori. Cavolo, anche qui ci sono due pigmenti tre
della Resin Pro. Guardate che belli. Oddio, metti a fuoco, bellissimo. E quindi ho fatto questi due cuori. C'è da togliere l'eccesso anche qui, ma belli, belli veramente. Poi dietro ho comunque colato la resina nera e devo dire che sono fantastici. Ok, poi ci sono degli scarti perché mi avanzava sempre roba. Anche questi sono degli scartini. Ok, quindi questo è un colore stranissimo, cioè praticamente il rosa fluo mischiato al nero, vabbè, uno schifo, sembra sangue. Quindi questi, e poi ci sono questi semplicemente neri, però non ho sprecato la resina, cioè non ho buttato nulla. Sono, come vedete, degli ovali e dei tondi. Ok, e poi ci sono queste due piccole cosine, questi due puntini carini. Ok, e quindi questo stampo pure l'abbiamo liberato, è da lavare perché fa leggermente schifo. Dopo li metto a sciacquare tutti, faccio prima un po' d'acqua calda, un po' di sapone per i piatti e li lavo. Ogni tanto lo faccio, se no li pulisco con il metodo dello scotch che ho visto fare la Gea. Perfetto, ora ci sono rimasti questi ultimi stampi, aspettate. Allora, iniziamo da questo. Qui anche tecnica del Petri Dish, come sapete sempre rifiniti dietro, perché a me non piace vedere quello strato che crea dietro le creazioni. La tecnica del Petri Dish non mi piace, preferisco averlo sempre bello lucido e liscio. Allora, andiamo a scoprire questa creazione. Scusate sempre per la tosse di mio marito. Perfetto. Vediamo se esce fuori. Ecco qua. Oh, cazzarola. È strano, è rimasto. Qui, come vedete, è trasparente. E anche qui. Ma è bellissimo. E qui, no, cioè, qui è leggermente trasparente. Ma è fighissimo, bello. E qui c'è il giallo, il baia blu e il verde, rainforest mi pare, sì. È stupendo questo ciondolo, è veramente bello. Come vedete è rifinito, perché mi piace proprio farli così, ma è stupendo, bellissimo. Ora andiamo a scoprire questo. Ho tagliato lo stampo per far prima, praticamente. Dovrei stagliarlo anche qui in modo da averne due a due. Anche perché adesso andrei a colare, adesso tra poco, a colare di nuovo per realizzare altri ciondoli in previsione di futuri mercatini. Eccoci qua, questo è sui toni del giallo del... No, il chili, sì, il chili pepper, cioè, è in trasparenza qui, qui e qui, ma è stupendo, cioè veramente bello. Adesso affogo io mio marito, cioè, basta con sta tosse, mannaggia. Ok, ora l'ho uscito, scusate, gli chiudo la porta, scusate. Ok, sono tornata, gli ho chiuso la porta, speriamo che... Allora, andiamo avanti con le creazioni. Poi c'è questo di ciondolo. Oh, questo è stranino. Qui sono formate delle bollicine nonostante accendino, stuzzichedenti, insomma tutto, solo qui. E qui no, una piccolina qui anche, no, perfetto. Allora, questo anche è particolare, ci sono delle trasparenze anche in questo ciondolo,
E devo dire che nonostante sia sceso un po' più il bianco, non è male, è molto molto strano, molto particolare, mi piace anche questo. Perfetto, ora andiamo a vedere l'ultimo. L'ultimo, cos'è? Che scherzo è? Ti prego, non farmi scherzi, non farmi scherzini. Ok, perfetto. Pensavo si fosse già attaccato. Aspettate che... Allora, dobbiamo iniziare? Scutere? Sto sentendo qualche micro bollicina sul bordo. Però niente di che, nel senso niente di irrecuperabile. Bello anche questo, particolare ma bello. Qui c'è il, come vedete, il verde, sempre il giallo. C'è una puntina di Havana Brown, forse qui, e poi il giallo mi sembra, no. O solamente il rosso, il verde, no, c'è anche una goccina di giallo, comunque vabbè, è bello, è particolare, ma bello, 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 bello. Niente, quindi anche con questo abbiamo finito. Sto mettendo gli stampi da parte così vi faccio fare un piccolo lavaggio e devo dire che sono molto soddisfatta di queste creazioni in Petri Dish in primis, che sono stupende e cerco sempre di rifinirle il meglio possibile. E poi mi piace tantissimo anche la coda. Mi piace tantissimo anche questa luna poverina, anche se devo andarla a limare e farci il doming. Insomma, il fiore di ciliegia, cioè il cuore a metà, la bella foglia. Cioè, praticamente mi piace tutto. Questi due cuori strepitosi, bellissimi questi colori. Questo portachiavi anche, vabbè, mi piace tutto, vabbè, tranne queste qui, queste nere, vabbè, sono semplicissime, il diamantino non ci faccio tanto, mi piace questa, perché comunque si illumina al buio, e diciamo anche questa, quindi questi qui, insomma, così così, oddio, diciamola là. Il fiore bianco penso proprio che lo cestino, perché tanto è inutile, lo ricolo, sì, lo ricolo, quindi questo se ne va direttamente. E niente, quindi io cioè, mi ritengo soddisfatta di queste creazioni. Oddio, scusate, ecco, perfetto, ci mancava oggi. Quindi niente, adesso andrò ad apportare le varie modifiche per esempio a lei, povera Luna, vado a togliere gli eccessi dove serve da togliere, tipo qui la fogliolina, insomma dai, soddisfatta di queste creazioni, ne mancano alcune che sono ancora ad asciugare, però andrò a colare di nuovo, ma senza tecnica Petri Dish questa volta userò un'altra tecnica. Sempre in questi stampi userò anche questo qui, perché questo non l'ho ancora usato, quindi andrò a utilizzare di nuovo questo stampo per ciondoli, portachiavi, insomma, sì, perfetto. Niente ragazzi, io quindi io vi saluto, spero che comunque possano piacere anche a voi queste creazioni, fatemi sapere qual è la vostra preferita. E caricherò questo video per ora su tutti e due i miei canali, il nuovo nato che sarebbe il canale esclusivamente per la resina, e
sull'altro mio canale, dove ci sono le creazioni anche in tessitura di perline e la cosina in wire, insomma, dove avevo detto insomma 35 miliardi di volte. Ragazzi, vi mando un bacione e vi auguro un buon pomeriggio e niente, al prossimo scopriamo le creazioni in resina, ciao, perfetto, ciao ragazzi.